L'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli anche d'estate apre le sue porte agli studenti con un progetto bellissimo dedicato alla robotica. Il professore Barone ci spiega nel dettaglio di cosa si tratta. I ragazzi imparano a sviluppare il pensiero computazionale in questo PON. In pratica daranno a dei robot delle istruzioni attraverso un'interfaccia, un software interfaccia installato sul PC. L'operazione consiste nel risolvere un problema grande dividendolo in problemi più piccini, più piccoli. Quindi risolvendo i piccoli problemi risolvono il problema generale. Questo attraverso una serie di istruzioni che in questo momento stanno dando dei movimenti, stanno comandando questi robot. E in questo caso devono riuscire a tracciare questa pista, questo otto, e quindi creare un piccolo programma fatto di una serie di istruzioni che riusciranno poi a far muovere il robot. Com'è stata la risposta dei ragazzi a questo progetto davvero innovativo, direi? È stata piena e devo dire costante, sono sempre tutti presenti. Stiamo cercando di portare avanti l'innovazione nella scuola, ma soprattutto quelle che sono le discipline scientifiche e tecnologiche. C'è anche un altro progetto molto bello che interesserà la scuola per la prossima stagione scolastica. Diciamo che nel piano scuola estate noi abbiamo pianificato tutto quello che si poteva pianificare, per cui c'è anche un laboratorio per lo studio delle discipline STEM che riguarda le discipline scientifiche, tecnologiche e ingegneristiche. Quindi abbiamo previsto all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale anche l'attivazione di questo laboratorio e naturalmente abbiamo chiesto al Comune la costruzione di altri spazi per allestire questi laboratori. E siamo con De Rosa Ilaria, tutor del progetto. Allora, raccontiamo un po' ai telespettatori quali sono state le emozioni dei ragazzi a intraprendere un progetto innovativo come questo che ha proposto l'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo. Abbiamo avuto da parte dei ragazzi una risposta molto positiva. È la scuola dell'innovazione, quella che ha spinto i giovani di Agropoli a partecipare a questo progetto che dà possibilità non solo di vivere la scuola in maniera diversa e quindi innovativa, ma anche di sperimentare nuovi percorsi e vivere questo connubio tra scuola e innovazione. Ciò ha portato a un grande entusiasmo da parte dei ragazzi che hanno dovuto codificare nuovi programmi, quindi conoscere una nuova tipologia di scuola e di didattica. Questa è la scuola che ci piace, la scuola dell'innovazione che va verso proprio il futuro.